E sono il coordinatore del corso di studi in ingegneria dell'autoveicolo, Automotive Engineering. Quindi l'obiettivo questa mattina è di illustrarvi quali sono le caratteristiche del nostro corso di studi e diciamo, darvi un'idea di qual è il compito di un ingegnere dell'autoveicolo in un'industria di quel settore. Allora, partiamo da alcuni grafici che magari avete già visto. Allora, nel grafico in alto vedete l'andamento delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. Quelle sono emissioni globali, quindi di tutto il sistema, di tutta l'impatto che noi come umani abbiamo sull'atmosfera in termini di CO2. Sposto un attimo questa finestra che è nella posizione peggiore possibile. Quindi vedete questo incremento che va ad aumentare e se non facciamo qualche cosa, sicuramente avremo dei problemi. Allora, nel diagramma torta qui in basso invece vedete questa CO2 da che cosa è prodotta. Quindi la fetta grigia che vedete a destra, ci dice che gran parte di questa CO2 arriva dal settore dell'energia. Energia è un termine molto vasto e quindi nel diagramma di destra vedete la composizione di questa fetta. E quindi vedete che il sistema dei trasporti conta, è una parte importante di queste emissioni. Di conseguenza, il settore dei trasporti, di nuovo, è un ambito vasto perché comprende le auto, i veicoli industriali, ma anche gli aerei, comprende i treni, quindi tutto il sistema dei trasporti. Quindi, al fine di ridurre le emissioni di CO2, è importante che tutto il sistema dei trasporti, ma in particolare l'autoveicolo, riducano le emissioni di CO2. E di conseguenza tutti i governi, scusate, questo microfono non funziona tanto bene, tutti i governi hanno introdotto delle norme che richiedono una diminuzione delle emissioni di CO2. Quindi qui vedete nel diagramma in alto le emissioni di CO2 per chilometro che possono essere tollerabili da parte delle vetture, e vedete come ci sia un trend in diminuzione. Le parti tratteggiate riguardano quello che succederà fra qualche anno. Quindi vedete che l'Europa, da questo punto di vista, in qualche modo è virtuosa rispetto al panorama del resto del mondo, perché diciamo la richiesta di emissioni di CO2 da realizzare entro il 2030 è sotto i 60 grammi di CO2 al chilometro, che è un traguardo molto sfidante. Tenete conto che attualmente il parco circolante diciamo, ha una media di emissioni di CO2 al chilometro che supera i 120. Quindi sostanzialmente gli ingegneri dell'autoveicolo dovranno rivoluzionare nei prossimi anni la concezione dell'autoveicolo così come è stata pensata fino a qualche tempo fa, al fine di raggiungere quegli obiettivi. Questa rivoluzione, se possiamo chiamarla così, perché di rivoluzione si tratta, in quanto diciamo per raggiungere quegli obiettivi il veicolo va ripensato e di fatto l'autoveicolo non ha mai avuto delle trasformazioni così radicali dalla sua nascita. E quindi vedete
sulle riviste, su internet, sui siti, come diciamo, è già in atto una trasformazione che comprende essenzialmente diversi ingredienti. Quello essenziale è quello dell'elettrificazione. Quindi l'elettrificazione vuol dire passare da veicoli alimentati a combustibili fossili verso veicoli invece sempre più elettrificati. Quindi il veicolo completamente elettrico è una soluzione, poi ci sono varie forme di ibridizzazione. E in conseguenza di ciò vedete lo sviluppo di componenti per questi veicoli. Sono componenti in cui, diciamo, vediamo una batteria, vediamo dei motori elettrici e vediamo della meccanica. Quindi questo per dirvi, l'ingegnere dell'autoveicolo è un ingegnere che deve comprendere nel dettaglio questi diversi aspetti, perché dovrà andarli ad integrare all'interno del veicolo. Quindi non basta la conoscenza del motore elettrico, non basta quella dell'elettronica, dei controlli, della meccanica in sé, ma l'ingegnere dell'autoveicolo è un ingegnere che deve entrare nel dettaglio di ciascuna di queste tecnologie e integrarle all'interno del veicolo. Quello che io dico sempre è l'ingegnere del veicolo è un ingegnere di sistema, cioè deve capire che il veicolo è un sistema complesso e quindi deve capire i singoli ingredienti di questa ricetta per poter ottenere i migliori risultati. Migliori risultati in che termini? In termini di prestazioni, emissioni, costo, sostenibilità ambientale in senso lato, nel senso che non mi basta che il veicolo consumi poco, ma durante tutto il suo ciclo di vita, che va dalle materie prime fino allo smaltimento del veicolo a fine vita, l'impatto ambientale deve essere reso minimo. Un altro importante linea di sviluppo è quella, aspettate che guardo l'orologio perché, okay. Un'altra importante linea di sviluppo è quella della informatizzazione del sistema di trasporto. Quindi il veicolo autonomo è la punta dell'iceberg di questa trasformazione. Quindi nei prossimi anni, già lo vediamo adesso, ma nei prossimi anni vedremo il veicolo sempre più connesso alla rete per fare delle cose che attualmente sono appena all'inizio. Quindi il veicolo trasmetterà informazioni sempre di più verso la rete internet, scambierà più informazioni con gli altri veicoli. Non pensate a quello che si può fare se la mia auto scambia informazioni con quelle vicine, magari io posso rendere molto più fluido il traffico e quindi cambiare la logica con cui controllo i semafori. In certi casi qualcuno dice che attendere i semafori andranno a scomparire, perché se ciascuna vettura scambia informazioni con le altre, io riesco a passare l'incrocio, diciamo, magari rallentando, ma senza dovermi fermare. E di conseguenza, ecco, questa è l'immagine del posto dove si trovano le aule del corso di studi in ingegneria dell'autoveicolo, che è il campus di Mirafiori, quindi corso Settembrini, al fondo di corso Settembrini. Allora, il corso di studi è la classica organizzazione 3+2, quindi i primi tre anni della laurea di primo livello, poi quella della laurea di secondo livello. Quindi il corso di studi è organizzato in modo tale da mettere in luce, da incentrare l'insegnamento su tre grandi aree, che sono l'elettrificazione,
la connettività e l'autonomia del veicolo e l'industria 4.0, perché non è solo importante progettare il veicolo, ma è anche importante progettare lo stabilimento che produce il veicolo. Quindi qui ecco, il corso di studi ha i primi 3 anni che possono essere o in italiano o in inglese. In realtà non ho detto correttamente, perché i primi 2 anni potete scegliere se seguirli in italiano o in inglese, il 3° anno è sicuramente in inglese e la magistrale è unicamente in inglese. Qui vedete l'obiettivo generale su cui ho già accennato, quindi quello di darvi delle competenze, delle conoscenze che vi permettano di affrontare il progetto del veicolo a livello di sistema. A livello di sistema. Quindi a livello di sistema, lo ripeto, vuol dire capire le varie tecnologie che sono necessarie per lo sviluppo di un veicolo, quindi capirle nel dettaglio al fine di integrare i vari componenti per fare una vettura o un veicolo industriale che soddisfi i requisiti. Come è impostato l'insegnamento, cerchiamo di rendere il più importante possibile il cosiddetto hands-on learning, quindi il fatto di dare molta importanza al lavoro che fate voi autonomamente, quindi esercitazioni, progetti sviluppati durante le esercitazioni di ciascun singolo corso, ma anche progetti studenteschi. Quindi vedete fuori alcuni esempi, Moto Student, Formula Student, Two Wheels e così via. Quindi in questi progetti siete voi, sotto la guida di docenti, a progettare, costruire, mettere in pista, far funzionare delle vetture, delle moto, delle biciclette. Piano di studi, qui vedete come è organizzato, primo anno essenzialmente dedicato a materie di base della fisica, della chimica, della matematica, anno 2 comportamento dei materiali, fisica 2, analisi matematica, termodinamica, sistemi elettrici ed elettronici. Anno 3, controlli automatici, macchine elettriche, costruzione di macchine, motor vehicle design, che vuol dire la dinamica del veicolo, assemblaggio e manufacturing, quindi produzione, e dopodiché degli esami a scelta libera. Quindi vedete che questo piano di studi dal secondo al terzo anno comprende delle materie di base, ma già specifiche del nostro corso di studi. Quindi il mio suggerimento è, se volete, se vi interessa questo campo, di scegliere la laurea in ingegneria dell'autoveicolo sin dall'inizio, perché il percorso di studi è abbastanza specifico e soprattutto il terzo anno è diverso, ad esempio, da ingegneria meccanica, di ingegneria aerospaziale e quant'altro. Quindi l'obiettivo generale della laurea di primo livello è quello di darvi le competenze di base. Competenze di base vuol dire le discipline fondamentali sulle quali poi voi andrete a costruire la vostra professionalità di ingegnere dell'autoveicolo, che si svilupperà in modo più completo nella laurea magistrale. Quindi laurea di primo livello, materie di base, anche se specifiche del nostro corso di studi, laurea di secondo livello, laurea magistrale per essere più corretti, approfondimento delle tematiche
dell'ingegneria dell'autoveicolo. Quindi un primo anno di corsi obbligatori per tutti, e sono corsi essenzialmente, vedete, in parte dedicati ai controlli applicati al veicolo. Questo è Driver Assistance System Design, l'architettura del veicolo, Car Body Design, di cui peraltro io sono docente, Electrical Drives for Immobility, vuol dire l'elettronica che controlla i motori, Numerical Modeling and Simulation, vuol dire imparare come simulare su di un computer il comportamento meccanico di una scocca, ad esempio. I powertrain components, energy management in hybrid and electric vehicles. Secondo anno invece, quindi il primo anno è comune a tutti gli indirizzi, il secondo anno invece si divide in quattro indirizzi. Il primo riguarda lo sviluppo prodotto, il secondo il veicolo autonomo e connesso, il terzo i processi industriali e infine il product design. Design non è da intendersi come lo stile del veicolo, ma è da intendersi come impostazione del veicolo. Quindi l'industria decide di sviluppare un veicolo per esempio per trasporto persone in ambito cittadino, definisce certe specifiche, da quelle il gruppo di ingegneri che segue il progetto deve definire le caratteristiche, quindi passo, carreggiata, che tipo di scocca, che materiali uso, che sistema di trazione, quanto deve essere grande la batteria e così via. Sì, ok. In questo riprendo il concetto dell'hands-on learning, quindi abbiamo vari progetti che sono attivi per permettere agli studenti di imparare costruendo le cose, quindi questo è formula squadra corse che compete ciascun anno nel circuito Formula Student. Ecco qui vi faccio vedere, per essere un po' meno noioso, vi faccio vedere un filmatino. Questa è la vettura di 2 anni fa. È una vettura a trazione elettrica, 4 ruote motrici, scocca, monoscocca in carbonio, sospensioni push rod, 4 ruote motrici indipendenti. Questo consente di accelerare da 0 a 100 in qualche cosa in meno di 3 secondi, accelerazione in curva intorno ai 2G e mezzo, quindi diciamo sicuramente un oggetto interessante dal punto di vista delle prestazioni, e tuttavia consuma molto poco, tenendo conto che i 30 km della gara con queste prestazioni richiedono qualche cosa intorno a 0,2 litri equivalenti di combustibile. A partire da queste vetture stiamo anche rendendole autonome, quindi dotandole di LIDAR, radar, telecamera e un sistema di controllo adeguato. Un altro gruppo di vostri colleghi sta facendo in modo che la vettura guidi da sola.
Abbiamo altri progetti più legati al bassissimo consumo, quindi il team H2 Polito, il Two Wheels Polito che realizza una moto da competizione e Policumbent che invece nell'ambito della svolge la sua azione nell'ambito delle dei veicoli a propulsione umana, quindi veicoli per alta velocità a pedali. Qui li vedete lungo una strada americana, perché il principale evento in quest'ambito si svolge negli Stati Uniti. In parallelo a questi progetti studenteschi abbiamo anche dei progetti che si chiamano Challenge. Le Challenge sono una novità degli ultimi 2-3 anni, in cui abbiamo delle aziende che propongono delle sfide, challenge, e quindi ciascun anno si formano dei gruppi studenteschi che prendono queste sfide e cercano di sviluppare delle soluzioni che risolvano dei problemi posti dalle aziende. Ecco, questo mi consente di accennare al fatto che il corso di studi in ingegneria dell'autoveicolo ha una strettissima relazione con le aziende del settore. In effetti sia il piano di studi, ma anche questo tipo di iniziative sono definite in collaborazione con le aziende, e addirittura all'interno del nostro corso di studi alcuni insegnamenti sono tenuti da ingegneri che provengono dall'industria. Questo perché alcune cose, diciamo, noi come accademici non le vediamo, nel senso che il nostro mestiere è tipicamente quello della ricerca. Il fatto di avere degli esperti che arrivano dall'industria ci permette di avere una maggiore continuità fra il nostro corso di studi e poi lo sbocco verso il mondo del lavoro. Un accenno all'internazionalizzazione. Abbiamo delle collaborazioni con molte università sparse in giro per il mondo. Vedete qui alcune di queste università che vanno dalla Cina al Nord Europa, alla Spagna, alla Francia, agli Stati Uniti. Con gli Stati Uniti in particolare abbiamo degli accordi di doppio titolo, cioè gli studenti che partecipano a questo progetto spendono un anno accademico durante la laurea magistrale a Windsor o all'Università di Windsor o alla McMaster University, che si trovano tutte e due in Canada, nell'area di Detroit, per completare il loro percorso di studi e avere il titolo doppio, quindi sia Politecnico di Torino che dato da quelle università. Ecco, questo tipo di accordo di scambio è stato fortemente sponsorizzato anche dalle aziende. Le altre destinazioni, invece, specialmente quelle europee, rientrano nel programma Erasmus, in cui normalmente gli studenti che partecipano a questo programma spendono un semestre di studio in una di queste università partner. E devo dire, con questo ho concluso, quindi lascerei i prossimi 5-10 minuti se avete delle domande. Prego. No, durante il primo anno voi frequentate un corso in inglese e con quello poi andate avanti, nel senso essenzialmente dovete scegliere se seguire il percorso in inglese o scegliere il percorso in italiano, e tant'è.
Prego. Sì. Detto che era super meraviglioso, si guarda il rendimento in base ai dettami, ai costi. Ok, allora la domanda è, la ripeto semplicemente per i ragazzi che stanno in remoto. Allora, la domanda è come entrare nei team studenteschi. Ciascun team effettua una selezione. La selezione è basata su delle regole. Quindi, ad esempio, il team Squadra Corse ha come regola quella di accettare degli studenti dal terzo anno in poi. Quindi terzo anno della laurea, primo e secondo anno della magistrale. Con una selezione basata sul merito, quindi chi ha in curriculum più esami con la media più alta ha più chance. Si guarda quindi il curriculum e si fa poi un colloquio per vedere se effettivamente i voti del libretto corrispondono alla reale preparazione, e si cerca anche di capire durante il colloquio la motivazione a entrare in un progetto di quel tipo lì. No, sono tutti gruppi, anzi, sono tutti gruppi multidisciplinari, cioè sono gruppi che raccolgono degli studenti che vanno dalla produzione industriale all'autoveicolo, all'ingegneria elettrica, elettronica, informatica. Questo perché appunto sono tutti questi progetti, sono progetti che richiedono tutte le varie discipline. Prego. No. Io ho messo molta enfasi sulla trazione elettrica, perché effettivamente. Però vedete nel piano di studi che abbiamo dei. È importante, quindi Propulsion System and Air Application to Vehicles, questo parla di motore a combustione interna. L'altro insegnamento, Engine Emission Control, per esempio, un altro insegnamento sul motore a combustione interna. Parlando di laurea, di laurea, invece abbiamo il terzo anno, dove è finito? Thermal Machines, che è un corso di macchine termiche. No, io prima ho messo molta enfasi sull'elettrificazione, ma questo non esclude che diciamo il motore a combustione interna svolga un ruolo importante, e lo svolgerà anche nei prossimi anni. Giusto per darvi un esempio, voi tutti sapete che c'è un grande interesse per l'idrogeno. Uno dei modi per utilizzare l'idrogeno è quello di bruciarlo nel motore a combustione interna, che a questo punto non emetterà più CO2, ma acqua, ma vapore d'acqua. Il riconoscimento di queste, la domanda è sul come vengono riconosciute le attività in team studentesco. Vengono riconosciute come al posto degli esami a scelta. La stessa cosa per le challenge, quindi anche le challenge, diciamo, se voi partecipate ad una challenge, quella verrà riconosciuta come esame a scelta. Prego. Altre domande? Prego. Bella domanda. Le sfide dell'ingegnere dell'autoveicolo nei prossimi anni sono quelle di
sviluppare dei veicoli a basso consumo sostenibili. Cosa vuol dire sostenibili? Vuol dire che dal punto di vista ambientale devono avere l'impatto minimo possibile e dal punto di vista economico devono essere sostenibili da parte di chi acquista il veicolo, quindi il costo deve essere accessibile, e devono essere sostenibili anche dalle aziende che le producono, quindi devono permettere alle aziende di avere un profitto e quindi permettere all'azienda di non solo sopravvivere ma avere successo. Quindi sostenibilità intesa in senso molto, molto ampio. Quindi questo vuol dire, diciamo, capire, sviluppare dei sistemi di propulsione sempre più che richiedono sempre meno energia dal punto di vista della configurazione veicolo, sviluppare veicoli sempre più leggeri perché la riduzione della massa essenzialmente, lo vedrete poi nei corsi, vuol dire riduzione della massa, vuol dire avere meno richiesta di energia per muovermi. Prego. Altro? Bene, io penso che abbiamo anche concluso il tempo e quindi chi di voi avesse altre domande, il nostro stand è al primo piano e quindi siete i benvenuti a venire a fare domande, chiedere curiosità, siamo a disposizione.